RDE Presa Diretta. Nuovo appuntamento con l'informazione. Un'altra vittima, un'altra vicenda su cui si deve fare al più presto chiarezza. Claudio Di Paolo è morto a soli 54 anni per un arresto cardiaco. Non aveva alcun problema di salute. La tragedia è avvenuta a poche ore di distanza dall'inoculazione della prima dose del vaccino anti-Covid. Per questo ora la famiglia ha depositato una denuncia per far luce sulle cause del decesso. Claudio Di Paolo faceva il web designer, era sposato e aveva due figli. La sua morte ha gettato nello sconforto i familiari, gli amici, l'intera cittadinanza di Galatone Lecce, dove Di Paolo viveva. Vogliamo capire cosa è successo, ha spiegato l'avvocato Massimo Maria Aprile, che insieme al collega Francesco Protopapa assiste la famiglia. Noi sappiamo soltanto che Claudio è deceduto a distanza di poche ore dalla prima dose di vaccino anti-Covid. Di Paolo sinora non aveva aderito alla campagna vaccinale, non era un no-vax attivista, ma nutriva dei forti dubbi sull'efficacia del siero, spiega il legale della famiglia. E con l'introduzione della norma del passo obbligatorio sul posto di lavoro per gli over 50, aveva deciso di aderire alla campagna vaccinale nonostante le sue incertezze. Martedì 18 gennaio il web designer si presenta presso il lab di Galatone per ricevere la prima dose di vaccino anti-Covid. Appena un'ora dopo iniziano i primi problemi. Di Paolo accusa un forte dolore al petto e immediatamente si reca presso l'ospedale di Gallipoli. Qui si legge: i sanitari del nosocomio rilevano qualche parametro non a norma, ma non così significativi da richiedere ricovero, precisa l'avvocato. Di Paolo rientra così a casa, ma il dolore si fa ancora più intenso. E questa volta, accompagnato dalla moglie presso l'ospedale di Galatina, i parametri risultano ancora più sballati. I medici gli consigliano il ricovero, ma Claudio racconta all'avvocato, firma le dimissioni e fa rientro una seconda volta a casa. Le sue condizioni però non migliorano, anzi si aggravano e l'uomo accusa inappetenza e va a dormire. Nel cuore della notte però avverte un malore, chiama il fratello, portami in ospedale, sto morendo, gli dice. Ma la disperata corsa in ospedale non gli salverà la vita. Dopo un paio d'ore infatti i medici comunicano ai familiari che il cuore del web designer si è spento definitivamente. Nel certificato di morte i sanitari scrivono che il decesso è stato causato da un arresto cardiaco, ma i familiari credono ben poco a una simile diagnosi. Abbiamo presentato una denuncia a querela, precisa l'avvocato Aprile, per capire se ci sia una correlazione fra la somministrazione del vaccino e il decesso di una persona che sino a pochi giorni fa non aveva mai avuto problemi di salute. Sulla salma della vittima l'ASL ha disposto l'autopsia, che verrà eseguita da un medico legale affiancato da un collega nominato dalla famiglia, il dottor Luigi Di Gesù. La Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia ha avviato un'ispezione interna all'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano dopo il caso del rinvio degli interventi ad alcuni pazienti sprovvisti di Super Green Pass, quindi non vaccinati contro il Covid, su disposizione del virologo e direttore sanitario della struttura, Fabrizio Pregliasco. L'invio degli ispettori, come confermano dall'assessorato al welfare, guidato da Letizia Moratti, è stato disposto per raccogliere informazioni e a breve l'ospedale dovrà produrre anche una relazione. Cade il sipario sulla vicenda dell'ex Embraco, la fabbrica Whirlpool di compressori per frigoriferi di Riva Chieri in provincia di Torino. Per i 377 lavoratori ancora in forza dell'azienda, protagonisti per 4 anni di tante battaglie e manifestazioni, dal Festival di Sanremo al Giro d'Italia, dall'incontro con Papa Francesco a Bruxelles, finisce formalmente la cassa integrazione e resta soltanto la prospettiva della NASPI, l'indennità di licenziamento. Gli Stati Uniti hanno inviato un nuovo carico di aiuti militari all'Ucraina, tra cui munizioni. Un aereo cargo statunitense è atterrato la notte scorsa a Kiev con 90 tonnellate di materiali, lo ha annunciato l'ambasciatore statunitense in Ucraina su Twitter. Lo riferisce la TASS. Il primo carico per l'assistenza all'Ucraina, recentemente deciso dal presidente Biden, è arrivato. Il carico include circa 90 tonnellate di materiali letali, tra cui munizioni per i difensori dell'Ucraina in prima linea, scrive l'ambasciata, ricordando che lo scorso anno gli Stati Uniti hanno fornito aiuti militari per oltre 650 milioni di dollari. Completare la transizione energetica verso fonti verdi è l'unico fattore per ridurre la dipendenza dai rischi delle forniture, l'ha detto il commissario europeo per l'energia Kadri Simpson
al termine di un incontro informale dei ministri delle energie europei. I livelli dei depositi del gas sono molto più bassi quest'anno del solito, i flussi dalla Russia si sono ridotti, ma l'infrastruttura europea del gas è solida e ci sono discussioni in corso con i partner per aumentare le forniture. L'obiettivo in generale è aumentare la capacità di stoccaggio, ha aggiunto. Ed è tutto per il nostro appuntamento con l'informazione. Grazie per averci seguito, appuntamento alla prossima edizione. Buonasera dalla redazione sportiva, apriamo con il calcio. Inizia con un buon pareggio l'avventura di Alexander Blessin sulla panchina del Genoa. Nel 23° turno di Serie A tra il Grifone e l'Udinese finisce 0-0, con le squadre che muovono la classifica senza farsi male. Al Ferraris sono i rossoblù a fare il match, ma nel primo tempo i tentativi di Ekuban e Yeboah sbattono contro le parate di Silvestri. Nella ripresa l'occasione migliore capita invece a Porta Nova, ma l'ex Juve si divora il vantaggio. Al 79° è espulso Cambiaso. Dalle 18 in campo, Inter-Venezia con i lagunari in piena emergenza Covid. Restano 7 invece i positivi nel gruppo squadra dell'Atalanta, che questa sera alle 20.45 sfiderà la Lazio. Sarri e Gasperini si affrontano all'Olimpico in un duello che promette gol e spettacolo. Tra i biancocelesti assenti Radu, Acerbi, Pedro e lo squalificato Cataldi. E in Serie B, battuta d'arresto per tutte le squadre in testa alla classifica, il Pisa non riesce ad andare oltre lo 0-0 in casa della Spal, ma resta primo perché Brescia e Benevento non ne approfittano. Le rondinelle frenano 1-1 con la Ternana. I campani cadono 2-0 ad Alessandria. Sorride quindi il Monza, che avvicina la vetta grazie all'1-0 sulla Regina. Vittoria anche per l'Ascoli 3-1 a Cosenza. Como Crotone è 1-1. E siamo allo sci. Sofia Goggia scaccia via i fantasmi e fa sua la gara di discesa libera a Cortina, valevole per la Coppa del Mondo. La bergamasca, nonostante un paio di imprevisti, finisce alla grande e vola al traguardo in 1:06:98. Per Goggia è il sesto trionfo stagionale, un bel riscatto dopo la sfortunata avventura di settimana scorsa in Austria, culminata con una caduta. Ora si riaprono anche le chance di successo per la classifica generale e la sfera di cristallo. L'azzurra a Cortina si piazza davanti all'austriaca Siebenhofer e alla ceca Ledecky. Più lontane le altre italiane, nessuna delle quali entra tra le prime 10 posizioni. Poteva essere grande Italia anche nello slalom di Kitzbühel in Austria, con 4 atleti tra i primi 10 dopo la prima manche. E invece Alex Vinatzer, in testa dopo la prima parte di gara, esce di scena e lascia la strada libera alla vittoria di Dave Wright. Il britannico chiude rispettivamente con 38 e 65 centesimi sui norvegesi Bratten e Kristoffersen. Tommaso Sala, migliore azzurro, al sesto posto. Chiudiamo con il tennis. Jannik Sinner migliora ulteriormente il proprio risultato agli Australian Open e accede per la prima volta agli ottavi di finale dello Slam di Melbourne. Il giapponese Taro Daniel è superato 6-4, 1-6, 6-3, 6-1. Dopo un primo set ben giocato, l'altoatesino crolla nel secondo. Sinner non si scoraggia e si riporta avanti nel terzo parziale prima di aggiudicarsi il match. Nel doppio volano agli ottavi invece la coppia formata da Fabio Fognini e Simone Bolelli. Intanto continua il tormentone sul super coach di Sinner. Jannik, che dopo il primo turno aveva annunciato un nuovo ingresso nel team guidato da Riccardo Piatti, ha ammesso durante un collegamento su Eurosport che l'idea di John McEnroe non gli dispiacerebbe affatto. Quando parla John sappiamo tutti che è una leggenda, ha detto Sinner. Quindi sì, vediamo poi cosa esce. E questa era l'ultima notizia. La redazione sportiva vi augura un buon proseguimento di serata. Amici Trevi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di domenica, che vedrà pressione atmosferica abbastanza alta sul Mediterraneo e su Italia, quindi nel complesso sarà una giornata di bel tempo, attenzione però a nebbie e foschie. Come nuvolosità ben poco da segnalare, guardate, gli annuvolamenti saranno davvero scarsi, qualche nuvola alta che transita di tanto in tanto, ma nel complesso le zone di sereno saranno davvero ampie e di conseguenza anche come precipitazioni nulla da segnalare, giornata asciutta in tutta Italia. Quindi domenica di sole in gran parte del paese, attenzione però, come vi diceva, nebbie e foschie in pianura padana, di notte nelle prime ore del mattino tenderanno comunque a dissolversi abbastanza rapidamente. Qualche annuvolamento si farà vedere in Liguria, per il resto tempo bello, un po' di vento al sud, quello sì, vento dai quadranti settentrionali, e temperature di notte al primo mattino davvero contenute, si va sotto zero al centro nord. Per tutti i dettagli comunque sulle vostre località scaricate l'app di Trevi Meteo. Consegna a domicilio del caffè. La Torrefazione Caffè San Giusto vi ricorda che attiva nel comune di Trieste la consegna a domicilio di tutti i prodotti.
come il caffè macinato fresco per la moca, miscele e specialty coffee in grani, cialde e capsule compatibili di diversi formati senza nessuna spesa per la consegna. Ordina tramite chiamata o WhatsApp 340 379 7662. Il caffè della tua città, dalla Torrefazione San Giusto, direttamente a casa tua, senza spese ulteriori. 340 379 7662. Info su www.sangiustocaffè.com. Quando fare notizia è pura passione. Radio Diffusione Europea.